Carenza di personale, eccesso di processi civili, lunghezza dei tempi con relative prescrizioni e pene alternative al carcere sono i principali temi toccati dal ministro della Giustizia Andrea Orlando in visita al Palazzo di Giustizia di Napoli. Il guardasigilli è stato invitato dal presidente della Corte d'Appello Antonio Buonaiuto e dal presidente uscente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale Francesco Caia, recandosi dapprima nella biblioteca del Palazzo poi nella sede dell'ordine. Momenti di scambi intensi in una giornata in cui a Roma si continua a decidere sulle sorti di Terra dei Fuochi. Tra le questioni espresse, particolare riferimento a quella circa le pene alternative alla detenzione, verso le quali vi sono determinate resistenze, soprattutto di natura mediatica. Le resistenze sono nelle campagne che spesso si sviluppano dicendo che le pene alternative sono in qualche modo una forma di buonismo, mentre invece noi vediamo che le pene alternative non sono solo un modo attraverso il quale spesso si restituisce alla società ciò che è stato tolto, ma sono anche quelle che producono un indice di recidiva molto più basso rispetto a altri tipi di sanzione. Quindi non tutto può essere risolto con le pene alternative, perché ci sono diciamo tipi di reati che non possono che implicare il carcere, però credo che in questi anni si sia, per ragioni anche propagandistiche, eccessivamente indicato il carcere come soluzione. Se guardiamo gli altri paesi europei, che non sono né più lassisti né più buonisti di noi, vediamo che il sistema delle pene alternative si è ampiamente sviluppato e ha ottenuto dei risultati soprattutto in termini di sicurezza, perché chiaramente la recidiva alta è soprattutto un danno per i cittadini che sono fuori, che vedono minacciati, diciamo, la loro sicurezza dal reiterarsi di alcuni comportamenti.